Buongiorno a tutti, io sono Igor Vitale, psicologo, vi do il benvenuto nell'isola di Lipari per il progetto Green Leadership for Hotel Managers, un progetto che vuole favorire le pratiche di sostenibilità ambientale nel turismo. E siamo qui con Emanuele Carnevale, proprietario di hotel ed altre strutture ricettive per comprendere le pratiche di buona sostenibilità. Oggi il turismo si è evoluto, è cambiato, abbiamo affrontato momenti di crisi che ci hanno fatto forse ripensare al turismo. Nel periodo del Covid è rinato il turismo di prossimità, si è fatta maggiore attenzione all'ambiente, ma quanto è rimasto di tutto ciò adesso e quali sono le buone strategie per favorire il turismo di prossimità e rurale? Allora, che il Covid abbia cambiato un po' tutti non ci sono dubbi. Devo dire che l'albergatore più intelligente e più avanti ha adeguato un attimino la sua offerta a queste nuove, diciamo, possibilità e anche io definirei opportunità. Oggi qui alle Eolie c'è una maggiore compartecipazione e collaborazione tra le strutture alberghiere e tutta la ruralità che ci circonda. E tutto questo cosa sta comportando? Un ritorno alla produzione agricola nelle isole, che nel tempo era stata un po' abbandonata perché tutti affascinati da questo turismo che occupava le case, ognuno si affittava le stanze pur di fare reddito. Oggi invece c'è un ritorno, si incomincia a rifare il grano, le vigne aumentano a vista d'occhio, si aprono le cantine, si aprono i laboratori di produzione di marmellate con prodotti locali piuttosto che conserve e quant'altro. E tutto questo perché? Perché noi albergatori, ma anche i ristoratori, incominciamo ad avvicinarci alla produzione locale e scoprendo che in fondo i costi non sono più alti, anzi devo dire che certe volte sono più bassi, con una qualità superiore. E questo è quello che ci cercano le persone che vengono. Per esempio, i nostri menù sono qualificati molte volte dalla chiocciolina di Slow Food piuttosto che dalla scritta prodotto locale, piuttosto dal fatto di portare sul tavolo la conserva che ha prodotto questo. Quindi c'è un cambiamento, ecco, che forse è stato determinato dal fatto che ci siamo fermati e abbiamo ragionato di più su queste cose. Quando si parla di sostenibilità e turismo, sappiamo che questo è un trend, è una parola utilizzatissima. Esistono sicuramente strategie di sostenibilità che noi possiamo consigliare, più facili, ed altre che sono in realtà delle vere e proprie sfide. Come dobbiamo comprendere oggi il tema della sostenibilità e quali sono i consigli che possiamo dare a un albergatore che voglia rendere la sua struttura più sostenibile? Quali sono le cose magari più facili e le cose un po' più difficili su cui ci vuole una pianificazione magari più lunga? Il concetto di sostenibilità è un concetto molto vasto. Molti pensano che una sostenibilità sia la sostenibilità ambientale, ma la sostenibilità è una sostenibilità economica, è una sostenibilità sociale, è una sostenibilità in senso lato, cioè nel senso che ogni componente viene e compone un certo percorso teso alla sostenibilità delle attività, perché queste strutture, un albergo, non è una struttura semplice, è una struttura molto complessa, fatta da 150 milioni di problemi. Sostenere un albergo non è facile, quindi mettere insieme tutte queste cose è veramente una materia molto molto difficile. Il segreto qual è? Scomponetelo. C'è la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica, la sostenibilità sociale, la sostenibilità del lavoro, che oggi noi non troviamo le forze lavoro. Trattate singolarmente e forse con le dovute competenze ci si può riuscire. Oggi chi viene a trovarci si colpisce se trova il pannello fotovoltaico piuttosto che il pannello solare, perché comprende che c'è un'attenzione, viene colpita se trova la macchinetta elettrica piuttosto che un'altra cosa. Ecco, queste sono le componenti più a vista, che unite con quello che ci siamo detti due minuti fa con l'aspetto enogastronomico, sono componenti. Noi per esempio una cosa che facciamo nelle nostre strutture, noi siamo iscritti, adesso non ricordo bene il nome, qual è il progetto, ma è un progetto nel quale diciamo ai nostri ospiti: se voi rinunciate alla pulizia della camera in termini di cambio delle lenzuola, è come se voi donaste qualcosa ad un'associazione che metterà un albero. Le devo dire che abbiamo noi comprato dei coupon a questo proposito, che sono stati poi riacquistati dai nostri, in termini di servizio, dei nostri clienti, e abbiamo dato veramente un grande contributo a questa associazione, che ha
messo alberi diciamo in giro per la Sicilia. Speriamo il prossimo anno di fare anche alle olie. Questo è un percorso di sostenibilità, cioè dire io mi tengo, cosa che facciamo a casa normalmente, il mio cambio biancheria in bagno, ma in cambio ho donato un albero alla comunità. Questo è un elemento. Sostenibilità è anche la raccolta differenziata, un'attenzione alla raccolta differenziata ed educare anche i nostri collaboratori ad una maggiore attenzione verso questo. È chiaro che anche questa parte della differenziata bisogna stringere un grande rapporto di collaborazione anche con le strutture pubbliche, ci devono dare le possibilità di farlo, ecco. Proprio alcuni mesi fa noi abbiamo rilasciato una ricerca in cui abbiamo chiesto a circa 100 proprietari di hotel e di altre strutture ricettive quali sono dal punto di vista appunto degli alberghi i principali ostacoli per raggiungere la sostenibilità ambientale. Siamo tutti d'accordo che questo è un obiettivo che fa bene all'ambiente, e da questa ricerca è emerso che circa il 40% di loro dichiarava il principale ostacolo di tipo economico. Questo è vero fino alla fine o esistono delle strategie per far andare di pari passo tra le varie parti del puzzle sostenibilità ambientale e sostenibilità economica? Come bilanciare i due aspetti? Guarda, ultimamente devo dire che lo Stato, ma anche la comunità europea, sta attuando dei programmi di finanziamento legati alla sostenibilità ambientale, quindi attraverso dei finanziamenti aiutare le strutture a intervenire sotto il profilo del risparmio, per esempio energetico. Delle strutture che ho io anche, abbiamo avuto dei finanziamenti, per esempio, dove abbiamo recuperato un 50% per esempio sul fotovoltaico, e lo abbiamo fatto anche nel controllo camera, cioè tutto ciò che riguarda il risparmio energetico oggi è finanziabile. Uno può perdere una misura, ma se sta attento la misura prossima la trova. Ora c'è la misura questa prossima del PioFers, nella quale è prevista una serie di finanziamenti soprattutto sul risparmio energetico e anche sulla digitalizzazione. Oggi digitalizzazione e sostenibilità, paradossalmente, perché uno più si avvicina alla digitalizzazione più risparmia in tanti settori, dallo spegnimento della luce a un orario ben preciso piuttosto che un controllo dei consumi aggiornato al momento, che ti permette di capire laddove hai delle inefficienze e correggerle. Esistono quindi delle modalità per far andare d'accordo questi due aspetti assieme in una strategia più complessa. Mi ha colpito molto l'aspetto in cui noi crediamo moltissimo, educativo, delle strutture ricettive. In modi più o meno indiretti, un ospite, un cliente di un ristorante o di un hotel, laddove incontra i servizi di hotel e ristoranti, apprende qualcosa, può apprendere qualcosa sulla sostenibilità, può apprendere una strategia, può apprendere i valori che ci sono dietro un'azienda. E quindi una domanda che viene spontanea è: quali sono le strategie più importanti per istruire i membri dello staff e le strategie di comunicazione più importanti nei confronti del cliente per fargli apprendere il valore della sostenibilità? Ma diciamo che nei riguardi del cliente un po' di attività noi la facciamo, perché il fatto di trovarsi in camera l'opportunità di decidere se farsi cambiare la biancheria piuttosto che regalare un albero o altre iniziative che noi facciamo, diciamo che il cliente, oppure trovare in certi hotel, abbiamo lo avete visto in altri posti, la schermata dove si dice quanta energia abbiamo prodotto pulita questa volta, oppure il messaggio anche all'interno della camera: se non butti le cose a terra non ti verranno cambiate, fallo per l'ambiente. Ecco, questo per chi non ha quest'altra iniziativa. Diciamo quindi i messaggini che noi lasciamo molte volte fanno comprendere l'attenzione della struttura e quindi di converso spinge l'altro a fare la stessa cosa. Nei riguardi dei nostri collaboratori noi facciamo dei corsi di formazione. Ci sono corsi di formazione anche fatti dalla comunità europea a riguardo, verso un'attenzione diversa, verso la, per esempio, da un po' noi non utilizziamo più il vetro, le bottiglie di vetro, ma usiamo l'acqua depurata e quindi evitiamo di consumare vetro. Questa è un'attenzione. Certo, qualche volta non viene ben vista, per cui dobbiamo dare la doppia forma, però si risparmia tantissimo vetro. Ecco, da questo punto di vista. La mia ultima domanda riguarda l'inserimento della struttura ricettiva all'interno del suo territorio. Quali sono le migliori sinergie che una struttura ricettiva può fare con altri settori del lavoro, come quello agroalimentare, e quali sono invece le sinergie che si possono creare
le interazioni con i decisori locali e le buone pratiche che questi possono mettere in campo per favorire certi comportamenti o in alcuni casi anche ostacolare. Qui alle Eolie, da parte di tanti albergatori come da parte mia, c'è una particolare attenzione di collaborazione con le strutture pubbliche. Noi siamo sempre pronti diciamo, a offrire le nostre camere, i nostri servizi a tutte le manifestazioni, a tutto ciò che riguarda l'aspetto sociale dell'isola. Ecco. E ci mettiamo a disposizione le nostre strutture. Questo lo facciamo, creiamo dei sit-in piuttosto che delle riunioni diciamo, di collaborazione, e lo abbiamo fatto per esempio qua qualche volta ospitando Slow Food piuttosto che associazioni di pescatori o quant'altro. Tutto teso ad diciamo, unire la comunità verso un unico obiettivo, dare servizi e far comprendere che le Eolie sono un posto unico al mondo e sono isole sostenibili, perché diciamo, hanno basato il loro sviluppo, se voi girate le Eolie per bene, dico, nonostante siano, diciamo, abbiamo avuto un grande sviluppo diciamo, turistico, non sono state rovinate, per quanto se ne possa dire. Ecco. Purtroppo soffriamo della inefficienza di alcuni servizi come la portualità, come i trasporti, che invece meriterebbero una maggiore attenzione anche sotto il profilo della loro sostenibilità, quindi attraverso una riorganizzazione, cosa che noi chiediamo e spero che venga fatto presto, perché diciamo che ci sono grandi finanziamenti nel settore dei trasporti, anche della portualità, però purtroppo se non gestiti bene si rischia di sperperare risorse e non dare quei servizi che noi invece vorremmo. Questa attenzione sulla sostenibilità nel lato pubblico deve essere più matura, che purtroppo non lo è rispetto alla parte, io ritengo, privata. Ecco, quindi forse sono presi a tanti altri problemi. Oggi, come ti ho detto già all'inizio, la sostenibilità è un campo enorme rispetto alla sostenibilità che qualcuno può pensare solo ambientale. Non è così in maniera assoluta. Bene, allora noi ringraziamo Emanuele Carnevale per la partecipazione al progetto Green Leadership for Hotel Managers. Grazie per tutte queste strategie e buone pratiche. Grazie a voi. Grazie a voi.